Ma come ha fatto? Ma come ha fatto? Bentornati ragazzi, benvenuti sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati su Call of Duty Black Ops 3 e siamo nel deathmatch a squadre veterano con il nuovo personaggio che sarebbe Ruin. Quello qui è subito ucciso però ragazzi. Inoltre ragazzi, ho spesso e volentieri problemi comunque di linea. Tu nel frattempo muori. Eccoti qua. Eccoti un altro ragazzi. Qui c'è da fare molta attenzione su questa mappa, perché eccoti qua. E guardate quello, l'avevo già visto ragazzi, l'avevo già visto ma sono riuscito a killarlo. Eccoti qua, ucciso. Scontro l'ultimo sangue tra me e lui. C'è da fare attenzione qui ragazzi, sicuramente. Infatti eccoti qua. I ragazzi conviene camminare e non correre sempre, almeno nei deathmatch veterani. L'avevo ucciso un altro ragazzi, ma poi sono stato ucciso. Provo ad andarmene da qui e vengo ucciso. Avevo anche sparato, ma non sono riuscito a ucciderlo. Non li trovo di nuovo davanti. Ragazzi, queste sono le stronzate di Call of Duty. Ecco qua. Vendicato per prima. Eccoti qua, muori. No, non ci credo. Non ci credo. Guardate questo. Vabbè ragazzi, ma se questi sono i miei compagni di squadra, cioè ci credo che non vinciamo niente. Come al solito ragazzi, qua non trovate nessuno. All'improvviso vi vengono e vi uccidono. Ecco qua. Ecco qua, poi di un altro. Cioè, sicuramente ragazzi qui c'è il terzo. Eccolo qua, ve l'avevo detto io ragazzi, ormai ho imparato a conoscere questo gioco benissimo. Nel frattempo che questo qua, il mio compagno, girava, io l'ho sparato. Qui me la vedo male, quindi me ne vado. Cioè ragazzi, non so se state notando tutto il caricatore, non sono riuscito a ucciderlo. Ecco qua. Nel frattempo che quello faceva il giro, io l'ho ucciso. E muori. Fanculo, questo è per prima, tutte e due. Pure a te, muori. Fuori un altro. E abbiamo perso la prima partita per un solo punto, 99 a 100. Quindi partita comunque ragazzi combattutissima. Questa è la morte finale. Vediamo. E ovviamente lo aveva, penso, rilevato, sentito. E lo ha aspettato. Ok ragazzi, questi sono i punteggi. Io sono arrivato terzo nella mia squadra con 17-14. Ok ragazzi, allora ci vediamo fra poco con la seconda partita del giorno. Ok ragazzi, eccoci giunti alla seconda partita. Siamo sempre su Combin come mappa, però siamo, vedete, in un tutti contro tutti veterano. Quindi ho deciso di cambiare modalità. Prima un deathmatch a squadre veterano e ora un tutti contro tutti. Quindi qui non avremo l'ausilio della minimappa quando killiamo qualcuno. Vediamo come va subito questa seconda partita. Ok ragazzi, partita appena iniziata. Siamo subito in un tutti contro tutti, subito prima kill. Provengo ovviamente ucciso subito. Quindi ragazzi, qua dobbiamo fare molta attenzione. Nel frattempo già ucciso per la seconda volta. Qua niente da fare ragazzi. Dovunque vado c'è qualcuno alle mie spalle. È assurda questa cosa qui. Qua muori. Muori, fanculo. Muori. No! Ero convinto già di averlo ucciso, ragazzi. Questo è per prima, muori. Lì c'era uno appostato. Comunque, ragazzi, subito guerra. Ci stiamo dando subito battaglia tutti quanti. Muori. Se non mi sbaglio, avevo visto uno qui. Qua ce n'erano in tre. Quello mi è passato davanti. Muori. Killato anche quest'altro. Quello mi era passato davanti. Nulla da fare stavolta. Stavo cercando di difendermi con le unghie e con i denti ragazzi, ma attenzione qua.
stato molto furbo chi ha messo lì la mina di prossimità, ma non abbastanza da fottermi. Ragazzi, da dietro, come sempre, da dietro. Cioè, la gente non so come fa ad arrivare sempre comunque da dietro. Tu muori nel frattempo. Questi sono i soliti misteri di Call of Duty. Ucciso. Tu muori anche al volo. Se ti piace saltare. Muori ancora, visto che ti piace saltare. Ah, era sempre quello di prima. E poi mentre ricaricavo sono stato ucciso. Qui, ragazzi, come sempre, da dietro. E poi non lo killa, ragazzi. E poi lui arriva e mi riesce a uccidere. È sempre così. È sempre così, ragazzi, assurdo. Sembra veramente fatto apposta alle volte. Muori, vaffanculo. Eppure tu, no. È impossibile non essere uccisi in questo gioco 10.000 volte. Eccolo qua, guardate quest'altro. Guardate quest'altro. Vai con la tripla. Finisce qui la partita. Ragazzi, io non so che punteggio ho fatto, ora lo vediamo insieme. 16-16, insomma. Che ragazzi, allora, come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like. Commentate se volete darmi consigli sull'arma, su qualsiasi cosa per migliorare. Condividete, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Consigliatelo anche ai vostri amici. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella.